Benvenuti alla seconda puntata di Zampe d'autore, storie di animali e dintorni. E abbiamo voluto fare questa trasmissione sotto Natale anche per sollecitare un po' le cattive coscienze che solitamente con il Natale tendono a essere, a diventare buone. E questa seconda puntata l'abbiamo ambientata in un canile che è di un'associazione che a Sassari ha radici storiche, da oltre 30 anni opera per la tutela degli animali randagi, dei cani randagi. L'associazione si chiama LIDA, è presieduta da una signora molto attiva e siamo qui, ci ha ricevuto il signor Carboni, che pur definendosi esclusivamente una sorta di portaborsa, invece è un pilastro, almeno da quanto risulta a me e alla nostra emittente, un pilastro dell'associazione della LIDA in provincia e anche in regione. È vero oppure no? Io sono da parecchi anni, che anzi da quando mia moglie ha iniziato, che mi interessa anch'io di animali e sono il suo braccio destro, diciamo così. Caspita, questo di definirsi lui braccio destro e non la signora braccio destro, è un riconoscimento. Oramai il sesso debole sta prendendo piede anche nella nostra trasmissione, è vero Piera? Questa associazione, naturalmente molti di voi la conosceranno senz'altro, ha tutta naturalmente la mia stima, perché chi si prende cura di questi esseri meravigliosi non può che avere la mia stima e penso anche la stima di tutti voi, di chi ama gli animali. Io naturalmente, vedendo tutti questi animali che ho visto poco fa, mi sono naturalmente commossa, me li vorrei portare via tutti, cosa che non si può. Io ho dei cani presi dal canile naturalmente, e quando qualcuno pensa che magari i cani sono belli, sono soltanto belli quelli di razza, perché non è vero. Se qualcuno mi chiede che cane è il tuo cane, di che razza è, e io dico amore puro, basta, quello è la mia risposta, perché i cani, ricordatevi, soprattutto questi cagnetti meticci, bastardi come li volete chiamare, sono quelli che vi danno di più, sono più intelligenti, ti amano incondizionatamente. Io penso che il cane, e non solo io ma persone che sono state anche famose nel mondo, che hanno detto delle massime, degli aforismi meravigliosi sugli animali, non fanno altro appunto che ricordarci che il cane è un gentiluomo, è veramente un gentiluomo, perché è un cane leale, che non ti tradisce mai, che è sempre lì per te in ogni cosa che tu fai, non ti critica, non ti dice, ti accetta come sei, come dovrebbe essere l'uomo, ma non è. E io dico sempre, speriamo che se c'è un paradiso ci siano i cani, perché se no io lì non ci vorrei mai andare. Qua ci sono oltre 300 cani, il nostro operatore ve li ha fatti, li ha ripresi, naturalmente non abbiamo ripreso il sonoro perché sareste, rischiavamo di assordarvi. E quindi di questi 300 cani, ognuno di questi 300 cani ha una storia da raccontare e gli operatori di questo canile li conoscono uno per uno. Una storia in modo particolare mi ha colpito, la storia che mi ha raccontato Gianni Chessa, che è il responsabile dei servizi tecnici di questo canile, oltre che essere un addestratore di cani federale. Ecco, qual è Gianni la storia che ti ha colpito in modo particolare? Ma sono tante, una in particolare me la ricorderò sempre, perché quando iniziai qui 22 anni fa a lavorare c'era già una cagnetta che aveva forse un paio d'anni, diciamo. E poi con l'andare degli anni una cagnetta, una meticetta tigrata, Betty, era piccola taglia. In sostanza questa cagnetta è vissuta 18 anni e 6 mesi e alla fine aveva perso la vista, l'udito, e quando era l'ora dei passi soprattutto bisognava dargli una carezzina, fargli sentire che eravamo lì, porgergli la ciotola e lei mangiava tranquillamente. Poi un giorno l'abbiamo trovata, diciamo, supina e morta mentre dormiva. La storia di questa cagna è che sino all'ultimo giorno aveva, diciamo, un
una quasi totale autonomia, se non fosse che era cieca e sorda ovviamente. E lui, questa cosa qui mi è rimasta, diciamo, fra tanti, ne abbiamo avuto altri che sono morti anche a 17 anni, 16 anni, attempati, diciamo. Cani che purtroppo hanno vissuto tutta la loro vita in canile, diciamo. Ecco. Noi, quelli che hanno cani di razza, sapranno benissimo che ogni razza ha un limite, diciamo, una prospettiva di vita in media 10, 12, 13 anni. Io mi occupo di pastori tedeschi, ho pastori tedeschi, e per il pastore tedesco 13, 14 anni inizia a essere già un'età avanzata, molto avanzata, voglio dire. Ovviamente tenuto con tutti gli agi della disponibilità familiare, eccetera. Allora, se pensiamo a un canile, 18 anni fanno una bella differenza. Grazie Gianni. E ora con il nostro operatore, con lo zelante Antonio, che tra l'altro mi riprende sempre, mi corregge anche alle volte severamente, e entriamo nel Sancta Santorum del dottor Tiana. No, è il dottor Tiana, che è una nostra vecchia conoscenza, mia e di Piera. La conoscemmo anni fa in occasione di una trasmissione sulle tartarughe. Il dottor Tiana è veterinario e si occupa dell'ambulatorio e della salute di questi oltre 300 cani. È un lavoro molto impegnativo. È un lavoro molto impegnativo perché richiede una costanza quotidiana, bisogna tutti i giorni controllare i cani, ogni giorno può succedere qualcosa, al di fuori dei controlli routinari può succedere che due cani decidano di bisticciare per un qualunque motivo e quindi c'è l'emergenza quotidiana. È comunque un lavoro impegnativo, però molto bello, perché sono sempre cani presi da strada che, insomma, per vari motivi, dopo essere passati per l'ospedale veterinario, arrivano qui, vengono curati e poi adottati, si spera così, per garantirgli un futuro migliore, insomma. E niente, ci occupiamo delle terapie, trattamenti sanitari, vaccinazioni, qualche piccolo intervento chirurgico e niente, tutto per poi poter, il fine ultimo è l'adozione. Lo scopo del canile è che i cani entrano qui, rimangono il meno possibile e vengano adottati dalle famiglie. E anche lo scopo nostro è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché il fenomeno del randagismo, il fenomeno anche della proliferazione dei cani, trovi una soluzione che attraverso il volontariato, attraverso le adozioni, ma anche attraverso le profilassi, e questo dei veterinari chiaramente. Sì, infatti qui vengono fatti i trattamenti per le parassitosi, le vaccinazioni e tutti i cani sono sterilizzati, quindi qualunque cane esce dal canile non può più ovviamente mettere al mondo dei figli, e questo serve un po' a bloccare il randagismo, svuotare il canile, evitare che nascano cani in strada. Il signor Carboni, vicino a me, è il signore che naturalmente si occupa, come già sapete, della Lida. Adesso lui ci racconterà un po' una breve storia della Lida e che cosa bisogna fare per adottare un cane, quello che loro fanno per venire incontro a chi vuole adottare un cane. Prego, signor Carboni. La breve storia della Lida sarebbe troppo lunga raccontarla, quindi soprassediamo. Noi facciamo le adozioni, ne facciamo circa 120 all'anno e diamo i cani vaccinati, sterilizzati, microchippati, gli diamo il tesserino per una visita, per le visite per un anno mediche, e poi gli diamo lo zainetto dove ci sono dentro il guinzaglio e tante piccole cose che servono per gli animali, un kit, insomma, per gli animali. Tante cose. Poi diamo tanto affetto e tanta cortesia alle persone che vengono qua, che ci fanno piacere. Voi pensate che questi 300 cani siano sempre chiusi nelle loro gabbie? Questo non è vero, perché ogni giorno c'è chi li fa uscire e li fa sgambare dentro dei tancati, dentro dei chiusi che però sono molto vasti, anzi li chiamano paddock, come quelli degli ippodromi. E a sobbarcarsi questo compito molto oneroso è una ragazza, una donna, sempre le donne oramai campeggiano in tutte le attività. Si chiama Roberta e ci facciamo raccontare una sua giornata. La mattina inizio a lavorare alle 8:30, poi finisco all'1,
e poi la sera dalle 3 alle 6 e mezza. E quindi tutto questo tempo escono i cani. Faccio uscire i cani. E la cosa importante è bella pure che questi cani, più che correre, vogliono pure, hanno pure il contatto umano, cercano proprio questo dalla persona, a parte l'uscita che fanno quotidianamente, perché la cercano, però cercano amore soprattutto, mi sono resa conto di questo. È come se fosse un cane di famiglia, come se fosse un cane mio, perché li conosco tutti quanti.